Giancarlo Bregantini, Jelsi torna a festeggiare Sant'Anna ed è già una grande gioia. Sì, è infinita, perché vuol dire che la fase difficile della pandemia, quello più diremmo che ci ha costretti a stare separati e chiusi in casa, sta finendo, non è del tutto terminata, però è veramente un segno di grande speranza. E poi un rinnovato fiducia che, quando si osservano certe regole e si vive insieme una dimensione di rispetto reciproco, adagio si superano anche tante difficoltà. E infine si sente ancora di più che i valori antichi, quelli delle nostre tradizioni, quello del Vangelo che ci ha insegnato e che è posto a fondamento delle tradizioni, è una realtà che non muore, anzi sempre più ravviva e dà vigore, per cui c'è una serie infinita di momenti di grazia che diciamo al cielo e che possiamo insieme rendere grazie a Dio tramite la figura di Sant'Anna. Grazie. Ecco, lei durante la celebrazione ha lanciato anche diversi messaggi, avvicendamenti per quanto riguarda la guida della parrocchia, un segnale forte alla comunità. È bello poi avere l'abbraccio dei fedeli in occasioni come queste? Moltissimo, perché senti che il popolo di Dio cammina, al di là di chi lo guida. Però un grazie a Don Peppino, un benvenuto al prossimo parroco, avremo modo di darne il nome tra qualche settimana, in modo che per settembre-ottobre si possa cominciare in modo diverso, in continuità però con quanto già si è fatto. Inoltre sempre perenne l'amore ai nonni e alle nonne, un amore alla terra, ai contadini che lavorano, un appello alla pace lanciato proprio dall'uovo, che è il simbolo di questa festa, che ci ricorda Kiev e le tradizioni orientali, ucraine e russe, dove i bambini ricevono questo dono che quest'anno non hanno potuto ricevere perché la guerra a loro vi è vietato l'abbraccio e la gioia reciproca. E infine l'aspetto educativo, che io non cesserò mai di sottolineare: questa mamma, Anna, educa con una mano al cielo e con una mano sulla spalla di Maria, cioè indica gli ideali e insieme accompagna nella pesantezza di tutti i giorni, perché nessuno si stanchi e nessuno resti indietro. Ecco, poi volevamo far vedere questo, la spiga, il girasole, simbolo del sole, della vita possiamo dire, i colori della bandiera dell'Ucraina, il grano, c'è molto, c'è tanto in questo simbolo. Sì, è molto bello, ma Jelsi è una cittadina che sa valorizzare anche questi mesi di preparazione, i mesi successivi, rendono la festa non un evento isolato, ma un evento partecipato, preparato, condiviso, passo dopo passo. È veramente una festa che raccoglie un paese che crea la festa. Attraverso i mille simboli che Jelsi ha creato c'è l'immagine bellissima di un'esperienza nuova. Dio cammina con gli uomini, Dio si fa pane, Dio si fa mensa, Dio si fa tovaglia, con la tovaglia nuova, Dio si fa l'esperienza di una convivialità che diventa pace e giustizia in tutto il mondo.
Presidente Micone, il Consiglio regionale è voluto essere presente qui a Iersi, non solo oggi ma anche nei giorni precedenti, la festa del pane e dei prodotti da forno, un segnale di vicinanza forte alla collettività. Certo, oggi siamo qui a Iersi a festeggiare una delle feste più belle del nostro Molise, una perla delle festività, la festa del grano, la festa di Sant'Anna. Noi come Consiglio regionale, per dare seguito a una legge regionale del 2020 del settore dei panificatori, abbiamo istituito la giornata del pane e dei prodotti da forno. La prima giornata si svolge qui a Iersi quest'anno e quindi presenti come Consiglio regionale per fare promozione al settore, ma soprattutto fare promozione al territorio e a questa bellissima festa. E finalmente si torna a festeggiare anche Sant'Anna dopo un percorso che sta riguardando tutte le tradizioni, soprattutto quelle religiose del Molise. Finalmente sì, dopo 2 anni di stop torniamo a festeggiare le belle tradizioni della nostra regione. La nostra regione va promossa anche attraverso queste giornate e questi eventi. E Iersi merita di tutto rispetto un posto di primo ordine in tal senso. Un segnale che ovviamente vale anche per le altre comunità. Ma certo, poi alla fine insomma questa festa racchiude le comunità e un po' di tutta la vallata, e questo accade un po' ovunque. Le feste maggiori diventano un po' il fulcro, il traino per tutta una serie di eventi e di feste che sono distribuite un po' in tutto il Molise. Il Molise è bello non solo per i tanti luoghi bellissimi, ma bello anche e soprattutto per queste tradizioni. Sindaco, allora una giornata che solo a vedere le immagini insomma racconta tutto. Sì, infatti lo stavamo dicendo con l'assessore prima, è una gioia rinnovata trovare una partecipazione così ampia dopo il solito blocco dei 2 anni che ci ha toccato un po' tutti, quindi siamo strafelici e stracontenti di vedere questa partecipazione. Per lei è la prima volta a Sant'Anna, c'è anche l'emozione della prima volta? Sì, un po' di emozione c'è, anche se io... No, la prima volta dico come sindaco. Sì, 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 la prima volta da sindaco sì, c'è una certa emozione, per carità, insomma. Poi abbiamo dei piccoli ricordi, vedi, qui c'è una spilla che apparteneva al precedente sindaco e che la moglie ha voluto che indossasse, io con piacere la porto. Di qua abbiamo il nostro simbolo dei canadesi, degli elsesi in Canada, quindi portiamo avanti tutto quello che pensiamo sia buono. Ecco, per quanto riguarda la comunità, questo è anche un segnale chiaramente di ripresa, non solo di festa e di ritrovarsi nell'identità e nella tradizione, ma soprattutto una ripartenza. Speriamo sì, che di avere questa famosa ripartenza, anche se comunque ci deve essere un impegno comune, serio, una programmazione un po' più forse accurata per la realizzazione di progetti che speriamo possano prendere origine in futuro.
Vincenzo Cotugno, assessore regionale alla cultura e al turismo. Stiamo percorrendo tutte le tappe di questa ripartenza con le tradizioni e l'identità del Molise, e oggi è una giornata di gioia per Ielsi. Sicuramente questo è uno dei grandi eventi del bando turismo e cultura, che raggruppa e esalta l'identità di un territorio, di una cittadinanza, con una partecipazione straordinaria. Oggi è la festa del grano, dove che a Ielsi diventa arte. Basta vedere queste composizioni, che sono veramente qualcosa di unico nel panorama internazionale, io direi mondiale. Oggi la festa del grano rappresenta anche un messaggio di pace per quella guerra nel cuore dell'Europa, che si fa anche per il grano. Per cui da Ielsi una festa e un messaggio di pace e di democrazia per l'Europa intera. Ed è proprio il carro della Santa che simboleggia questo messaggio di pace, l'uovo che riporta all'Ucraina, anche all'uovo di Pasqua che i bambini dell'Ucraina non hanno potuto quest'anno ricevere. Quindi un segnale forte, ovviamente, che parte da Ielsi. Una festa ricca di significati. Bene, un plauso all'organizzazione, all'amministrazione, ma soprattutto ai ragazzi. I ragazzi che lavorano 12 mesi all'anno per questa festa, che unisce veramente con il grano, con la festa del grano, c'è l'unità di un popolo, di un territorio, di una cittadinanza, ma anche e soprattutto quelli che vengono da fuori. Ci abbiamo una grande comunità di elsesi nel Canada, che vengono ogni anno proprio per questa festa, che veramente ritrova le radici, la storia, la cultura di un territorio intero. E per quanto riguarda, lei ne faceva riferimento prima al bando Molise e Cultura, un supporto per le popolazioni, per i territori, anche per gli eventi, e organizzarli in un certo modo, per fortuna adesso c'è. Ma noi abbiamo avuto una partecipazione straordinaria, oltre 150 progetti, oltre 400 eventi su tutto il territorio regionale. Una ripartenza forte, una ripartenza che la Regione Molise e l'assessorato ha voluto, fortemente voluto, e che tutta la popolazione, tutto il territorio regionale ha risposto alla grande. Quindi questo è un motivo di grande soddisfazione, significa il lavoro che stiamo facendo di valorizzazione della cultura, ma anche di tutta la storia della nostra regione, oltre che dell'eccellenza, sta dando i suoi frutti. Luigi Michilli, presidente del Comitato per i festeggiamenti di Sant'Anna, siamo nel vivo della sfilata, e qui la soddisfazione proprio del lavoro, pensando al lavoro che si è fatto, a parte quello che deve venire nei giorni precedenti, già c'è. Sì, infatti potete ammirare voi quello che hanno realizzato i nostri concittadini, tutti i volontari, e solo noi insieme riusciamo a realizzare questo. Questo diciamo che è un miracolo, tra virgolette, e stamattina è lampante, si vede in giro, c'è un'emotività diversa, un'emotività perché dopo 2 anni di fermo questa volta c'era una voglia proprio di ripartire. E c'è, diciamo, anche una partecipazione da parte della gente, e anche dal punto di vista della fede e della devozione verso Sant'Anna.
Ecco, tanti ovviamente volontari che hanno partecipato alla realizzazione dei carri, tanta gente in chiesa per la celebrazione, quella officiata dall'arcivescovo Monsignor Brigantini. Ci sono tante persone qui in strada per la sfilata, davvero si sente la partecipazione a questo evento. Sì, infatti, solo ecco, l'unione di tutto riesce a realizzare tutto questo. È una festa ormai conosciuta fuori regione, un po' dappertutto, e quest'anno raggiunge la 217ª edizione. Ma solo con l'unione, il simbolo lampante è proprio la treccia, perché la treccia è fortissima stando insieme. È formata da tanti steli, steli da soli del grano da soli non sono forti, però messi insieme creano una forza maggiore, e questo è l'esempio della comunità di Elsi, che stare tutti insieme riusciamo a realizzare questa festa e mantenere questa tradizione che è radicata dal 1805. Con un occhio anche a oltre Jersey, oltre l'Italia, perché Sant'Anna è celebrata anche al di fuori della nazione. Sì, infatti la festa di Sant'Anna viene fatta anche dai nostri concittadini che si sono incata a Montreal, loro lo festeggiano un mese dopo, ma non solo lì, anche altre parti dove sono gli elsesi, esempio a Buenos Aires, in Venezuela, quindi un po' dappertutto, ma loro ecco, è il collante che tiene unito gli elsesi in tutto il mondo, gli Elsi, la patria, la madre patria di Elsi, con tutti gli Elsesi sparsi nel mondo. È la grande madre Sant'Anna che tiene unite, fa questo ulteriore miracolo. Assessore, quindi uno parlante, gli Elsi torna a festeggiare Sant'Anna, e già questa è un grande segnale di gioia e partecipazione popolare. Beh, questo è la vita che riprende, non a caso parliamo di Sant'Anna, che ha la progenitrice della Madonna, quindi è un segno da cogliere con assoluto rispetto, è una festa gioiosa, una festa importante. La presenza dell'istituzione ovviamente c'è sempre, sta finendo questa legislatura regionale, quali segnali possono aspettare poi anche i cittadini di Elsi, oltre che dalla presenza dell'istituzione, ma dalla valorizzazione di questi percorsi tradizionali? Beh, la vicinanza, l'impegno di questa legislatura, soprattutto in direzione dei centri piccoli e del turismo, quindi ci sono tutte le caratteristiche in queste e in tutte le altre zone interne della nostra regione per auspicare al meglio. Che estate sarà questa secondo lei, non solo dal punto di vista politico, ma proprio della ripartenza regionale? Beh, guardi, non si è mai votato durante questo periodo, quindi per me è una prima esperienza, pur essendo un lungo politico di lungo corso, quindi coglieremo al meglio questo scorcio dell'estate per dare il massimo di conto. Uno degli aspetti della festa di Sant'Anna è quella della giuria, che dovrà valutare ovviamente i carri e giudicare anche ovviamente sulla base della diversa tipologia i carri della tradizione, i cosiddetti carri moderni. Il collega Roberto Colella è il presidente di questa giuria, non di Elsi ovviamente, però occhio esterno che avrà un compito particolare oggi, ha un compito particolare. Sì, un compito particolare, per questo ringrazio il Comitato per avermi voluto qui oggi per una delle manifestazioni sicuramente più importanti della nostra regione, che merita ancora di essere insomma sempre più valorizzata, perché insomma è uno dei fiori all'occhiello della nostra regione. E ripeto, oggi è un compito non semplice, visto insomma il grande lavoro certosino con dovizia di particolari da parte di tutti della comunità di Elsi per realizzare questi splendidi carri.
Al termine della sfilata ovviamente vedremo quale sarà il carro vincitore, anche se poi vincono tutti. Certo, alla fine sì, vincono tutti, vince la comunità, soprattutto dopo questi 2 anni di Covid, insomma è un momento di rinascita per tutti. Bene, grazie al collega Roberto Colella, Feliciano Antedomenico in rappresentanza del comitato, insomma quella della valutazione dei carri è un compito diciamo importante e gravoso. Sì, quest'anno tocca a me insomma coordinare un po' gli amici che hanno accettato di essere i giurati dei carri e le traglie, l'edizione del 2022. E, insomma, è un bel gruppo, abbiamo voluto Roberto Colella come presidente esterno per dare lustro a questa componente di questa organizzazione della festa, e poi gli altri componenti sono tutti ragazzi elsesi che hanno negli anni realizzato i carri, quindi è una giuria che si attiene a vari criteri, soprattutto ecco, alla lavorazione del grano, all'innovazione, quindi alle tecniche, alla grandezza quindi del carro, e come diceva prima, non è tanto un premio ma è una sorta di rimborso che si dà, c'è una valutazione, insomma alla fine però vincono comunque tutti. Ecco, stiamo vedendo le immagini ovviamente dei carri, anche il vostro lavoro, come funziona poi il lavoro della giuria? Voi passate in rassegna tutti i carri, poi alla fine... ha detto lei, con dei criteri particolari andate a esprimere le valutazioni. Sì, adesso stiamo facendo l'identificazione dei carri e li numeriamo, e dopodiché la giuria liberamente insomma gira per il paese e quindi vedrà i carri. Adesso sono fermi, poi inizieranno ad andare in processione, e quindi anche l'aspetto scenografico rientra nel criterio di valutazione. Quindi un giudizio complessivo che parte dalla valutazione, dall'innovazione, dal tempo, anche dalla grandezza, insomma tutti questi aspetti poi danno il risultato finale. Sì, facciamo la somma dei vari voti dati ad ogni criterio, eliminiamo il più alto e il più basso proprio per essere ancora più oggettivi, perché purtroppo il paese è piccolo e quindi alla fine un giurato può avere sicuramente un amico, un parente che fa un carro, allora abbiamo deciso negli anni insomma di adottare anche questo criterio qui di valutazione. Qui abbiamo una piccola traglia, giusto? Sì, giusto. Ok, ce l'ha spiegato un attimo. Allora, tu come ti chiami? Gabriele. E tu? Antonio. Perfetto. Allora, spieghiamo un attimo. Allora, qui ci stanno i tanti piccoli grani, tanti piccoli steli di grano. Lì ci stanno dei fiorellini in grano, quindi. Due brocche, un gestino e una coperta. Ecco, questa è la traglia con le spighe di grano, i fiorellini fatti col grano, la brocca per mettere il vino, perché quando si andava giusto. Prendere il grano occorreva anche bere qualcosa. E quindi questo. E tu invece è la prima volta che fai questo oppure già lo hai fatto in passato? È la prima volta. E quindi come ti senti? Emozionato? Sì. E adesso cominciamo la sfilata, giusto? E a me sono un po' di volte che lo faccio. Donato Doma, presidente della Regione Molise, ovviamente si torna anche con Sant'Anna. Beh, Sant'Anna è un appuntamento importante per un presidente, ma anche per chi non è presidente, anzi prima per chi non è presidente. E noi ci raccomandiamo ai nostri santi protettori, ci raccomandiamo a Dio,
perché ci dia nel futuro prosperità e ci faccia superare questo bruttissimo momento, in particolare la guerra in Ucraina. Ecco, a proposito, il grano è uno dei temi fondamentali anche di questa guerra, perché l'importanza poi di riscoprire anche questa coltivazione, che qui viene celebrata ai massimi livelli, possiamo dire. Beh, qui viene celebrata ai massimi livelli, è vero, però è anche vero che bisogna fare una constatazione: non siamo gli uni disgiunti dagli altri, la globalizzazione ci porta a questo. Una guerra in Ucraina crea problemi anche a noi, problemi nostri che hanno problemi agli altri, quindi dobbiamo cercare di pensare a tutto campo, non tralasciare nessuna situazione nel mondo. Su questo Papa Francesco ha ragione. Ecco, la festa di Sant'Anna viene come le altre che abbiamo vissuto, possiamo dire, insieme, perché c'è stato un percorso anche di documentazione nostra e di presenza sua come istituzione, il ritorno ancora alle tradizioni, allo stare insieme, alla popolarità, all'identità di un popolo. Beh, il ritorno al contatto sociale ci permette di, io dico, di ristabilire i giusti rapporti fra noi e i nostri simili. Sant'Anna è una di quelle manifestazioni che in Molise porta alla ripartenza, rappresenta la ripartenza. Ecco, questo sarà anche un monito per il futuro, continuare su questa strada ovviamente e anche valorizzarla, perché il discorso diventa, c'è il riconoscimento dell'UNESCO per quanto riguarda questa manifestazione, l'istituzione Regione Molise chiaramente a parte la presenza dell'istituzione ha una vicinanza per quelle che sono le voci del territorio. Beh, il compito dell'istituzione è agevolare il mantenimento delle tradizioni in ogni modo possibile. Chiaramente se avremo il riconoscimento dell'UNESCO saremo felicissimi. Il Molise è le proprie tradizioni, quindi se non ha tradizioni un popolo è un popolo che non esiste. Noi le tradizioni ce le abbiamo e esistiamo. Ce viene a veste Sant'Anna. 1, 2, 3. Ma non voglio più soffrire, sento un brivido al cuore, lacrime bagna le foglie. Era un successo annunciato e così è stato. Sono arrivati in migliaia a Ielsi per il concerto di Clementino, una piazza stracolma per il rapper campano, lunghe file di auto e navette per trasportare il pubblico dai parcheggi al centro del paese. L'evento che ha chiuso la giornata della festa di Sant'Anna ha conquistato il pubblico. Nella scaletta prima le canzoni dell'ultimo disco del cantante Black Pulcinella, uscito la scorsa primavera, poi sui tanti successi. Quello di Ielsi è stato un concerto con i ragazzi sempre protagonisti. Clementino li ha coinvolti su ogni canzone, ha cantato con loro, ha scherzato, poi momenti di freestyle, infine l'immancabile tuffo tra i giovani che lo hanno trasportato nella piazza. Andiamo via, 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 andiamo via